Le nuove frontiere delle cellule staminali, l'utilizzo del sangue cordonale, l'attività della banca del cordone ombelicale di Sciacca sono stati questi i temi affrontati stamattina durante un incontro tra gli studenti del biomedico del liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca e il dottore Pasquale Gallerano, direttore della banca del cordone ombelicale. Oggi sono stato invitato qui per fare un evento formativo per riaffermare ancora il valore della donazione di sangue cordonale e per poter garantire ancora a chi ha bisogno di questa fonte di cellule staminali la possibilità di guarire da patologie onco-ematologiche. Ancora oggi, dopo decenni dalle prime applicazioni di trapianti da cellule staminali da cordone ombelicale, il valore di questa procedura è ancora valida perché i vantaggi sono ancora evidenti. E avere una fonte già disponibile, criopreservata, che persiste nel tempo ed è prontamente disponibile, garantendo anche la possibilità, specialmente alle nuove generazioni che in seguito alle immigrazioni, quindi fenotipi molto, e genotipi molto rari, e che non possono trovare un donatore nella famiglia, avere la possibilità di poter attingere a un registro mondiale di cellule cordonali, questo qui ha ancora un valore che dà la possibilità che queste banche ancora siano attive e competitive per quanto riguarda la possibilità di questi trapianti. Sciacca è l'unica banca regionale e quindi potrà garantire a tutta la regione Sicilia sia la possibilità di donare per uso dedicato anche per patologie importanti, c'è una famiglia che ha già un paziente affetto, un bambino affetto, può criopreservare il proprio cordone dedicandolo a questa possibilità. Oltre a questo c'è la possibilità, appunto, dato che ci sono queste nuovi matrimoni misti, eccetera, avere la possibilità di avere anche dei cordoni compatibili che non possono essere trovati nella familiarità. E Sciacca, essendo l'unica banca, perché è una struttura sovraaziendale, cioè non è solo dell'azienda Aspi d'Agrigento, ma è l'unica banca regionale, può assumere un'importanza quindi in questa attività di trapiantologica. La ricerca nel frattempo continua e con essa si è ampliato anche il campo di utilizzo delle cellule staminali. Finora c'è un grado di indicazione per quanto riguarda le patologie onco-ematologiche, ma si è visto che, appunto per la peculiarità del sangue cordonale, che è ricco di, essendo un sangue che è ancora un organismo fetale è in crescita importante, ci sono dei fattori di crescita molto, molto presenti in questo emocomponente che possono essere utilizzati anche per altre patologie. Faccio un esempio: dal sangue cordonale possono essere ricavati, oltre alle cellule staminali, anche dei fattori di crescita, piastrinici principalmente, che sono utilizzabili nella riparazione di ulcere, piaghe da decubito, ferite e anche in oculistica con colliri che possono riparare lesioni corneali e altre patologie importanti che già hanno un grado di applicazione ormai acclarato quindi nella letteratura scientifica. E noi stiamo aprendo queste nuove possibilità quindi per tutti i cordoni che non sono eleggibili per trapianto, che prima venivano eliminati, ora possono essere utilizzati per queste nuove attività per uso non trasfusionale, anche topico, come colliri e gel piastrinici, che hanno una efficacia ormai dimostrata, che guariscono rispetto ai medicamenti convenzionali, danno una guarigione più rapida, con meno costi e più sicura per i pazienti. L'iniziativa rientra nella nuova strutturazione dei tradizionali progetti di alternanza scuola-lavoro portati avanti dal liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca. Noi abbiamo strutturato in maniera particolare quello che è il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento, quello che una volta si chiamava alternanza scuola-lavoro. Abbiamo pensato già dallo scorso anno di strutturarla in modo tale che i nostri alunni possano scegliere gli ambiti verso i quali si sentono più predisposti o comunque verso i quali potranno un domani intraprendere la propria attività lavorativa. Per cui abbiamo cercato di strutturare queste curvature. Oggi l'attività che stanno svolgendo con la Banca del Cordone ombelicale rientra nella curvatura biomedica, ma accanto a questa curvatura abbiamo anche quella giuridico-economica, quella architettonico-ingegneristica e quella di cultura del territorio e dell'ambiente.
In questo ambito i nostri ragazzi quindi possono avere esperienza diretta con enti, istituzioni, professionisti e quindi veramente toccare con mano cosa vuol dire diventare un domani ingegnere, diventare avvocato, diventare, non lo so, medico, ecco, quella di oggi appunto ricade nell'ambito della medicina. E devo dire che abbiamo avuto ottimi risultati già l'anno scorso e i nostri ragazzi si sentono motivati ancora di più perché vengono approfondite alcune tematiche delle discipline specifiche dei vari settori. Quindi sicuramente è un modo per fare quella che era l'alternanza in maniera costruttiva, davvero costruttiva, anche per il loro futuro.